5, Sì, sì, voi è. Come sentite? Sta arrivando la rivoluzione. No, amico mio, la rivoluzione. No, per carità, perché te lo dico in merita, è lontano il tempo della rivoluzione sovietica. Ora la rivoluzione in maniera discreta la fa una fanciulla di 16 anni che si chiama Greta. E invece, senza che io vi dia più orrore, io già sento il potente motore, perché vuol dire che sta arrivando lo trattore! Eccolo che adesso arriva con le sue possenti ruote e tutto il terreno, sentirete, si percuote, perché lui è davvero un personaggio per nulla strano ed è per questo che ora avanza piano piano per sentire l'applauso di tutto il popolo marchigiano. Guarda, guarda lui, il grande guidatore, ha delle fanciulle che gli hanno aperto il cuore, è un personaggio davvero brillante e forte, e non si sia una maledetta persona. È meglio che io mi sposti un poco, perché sennò altrimenti non facciamo il gioco. Ecco che allora vengo da questa parte della platea, così che almeno la mia voce avrà maggiore panacea. È per questo che allora io sento lo strimpellare degli strumenti e voi con un applauso ci metterete 100 accenti. Applauso, è gratis l'applauso, è gratis. Si lasci andare all'entusiasmo, perché così almeno sembrerà un orgasmo. E questi, se io non sbaglio e se io non erro, perché le rime sempre giuste le afferro, sono i nostri amici della Martinicchia. E allora dico a Cipicchia, visto che siamo alla rievocazione della dittatura, voi siete vestiti veramente con poca cultura. Ti voglio dire, amica mia Ancella, e lei non c'entra per niente in questa festa bella. E allora adesso lentamente si sposti in mezzo all'altra gente e senza sentire le mie improvvisazioni, se ti può togliere un poco del marrone. No, dico, ma così, no. Adesso, grazie, che vi dicevo prima, un applauso lo fanno tutti, lo fanno tutti. Bravo, bravo, grazie, le tue mani non saranno mai sazie, perché io adesso qui che sto piccolino mi inchino, a lui che è più grosso invece minchione, ecco. E io... Ma dove? Eccolo, che adesso sento il suo rimbombo, è scappato via perché poi si è messo un trombo. No, mio caro fattore, fermati adesso col tuo motore, non casare in quella maniera, perché ora io, senza la mia tiritera, devo descrivere quello che tu farai. Mi raccomando, questi contadini, non li mettere nei guai, spegni adesso questo eccellente motore potente. La pace adesso regna strana e lui lo invitiamo a venire sulla pedana per controllare se tutto quanto è fatto per bene. E allora vedete come colui che gli conviene, osservando i suoi lavoratori, riescono ad essere superiori e a fare delle cose bene affini per vedere se sono bravi contadini. E allora tu dimmi, davanti all'assenza della tua sposa, dimmi un po', vuoi dirmi qualche cosa? Aspettiamo il padrone e poi continuiamo. Ma non sei tu allora il padrone? Io. Ah, allora sei andato fuori dal copione. Io sono l'amministratore, il fattore. Ah, lui è il fattore, è l'amministratore delegato che adesso così, come un uomo bene amato, sta in attesa dell'arrivo del principale. Via, ci faranno ascoltare qualche cosa che rallegri il fattore e il suo compare, perché in ogni rievocazione e anche in questa pigiatura la colonna sonora è una bellissima struttura. No. Potete applaudire, grazie. Aspetta, deve arrivare il padrone. E anche
Paese. Tra poco le vedremo andare dentro la botte e fiseranno l'uva per tutta la notte. Le vedremo di pelle, di crude e di cotte. Ma visto che il pubblico poi non mi sfotte, riusciranno a vedere qualcosa di inusitato. Così bene, dall'associazione Meraville è stato organizzato e la musica sale così celeste che può rallegrare tutte le lande e tutte le feste. Il dramma lo stiamo a vivere in questo momento, mentre adesso si tacita lo strumento. Avanti, avanti. Sta arrivando il boss, il capo di tutti quanti, il più ricco fra i messeri di diamanti. Sta facendo la sua ascesa sopra questa macchina balilla. Ecco che allora, mentre perde una tonsilla, il fattore a lui si inchina e sta scendendo dalla fama mancina. Anche lei, lo dico, mi ha messo in un inferno, è l'unico vestito in abito moderno. Glielo voglio dire, amici cari, più che con una balilla doveva venire con una Ferrari. Ecco, sta dando la mano ai suoi lavoratori, ora vedremo se saranno superiori. Sta guardando però che la posizione è un po' imperfetta, si è piegata a destra la cassetta. No, mi perdoni adesso, pare che l'uva si perda, non è che questi stanno facendo una figura bruttissima. E ora, dopo quei chilogrammi che abbiamo pesati, ora vediamo quali altri chili avete vergati. 51 e 60. Ah, amico mio, in tutta fede, perché cazzo lo dice a me? Perché il padrone è lui. Appunto, il padrone è lui, e se non vuoi vivere momenti bui, è meglio che lo dica lui. Sono padrone. Quest'anno va male. Com'è? Perché la stagione è brutta. Il caldo è stato grosso, anche la grandina, va bene, non era proprio qui, era un po' più lontano, però sa, la grandine. Oh, io ti dico una cosa, tutti gli anni tu fai le stesse parole, dici. E com'è? Tutti gli anni passa la grandine, tutti gli anni è brutta, possibile che c'è un anno che non è positivo? Sono padrone, me comunica con famiglia, io cerco fai me che se può, ma tanto lei mi ha da capire. Se passa la grandina a Forcornier, è colpa mia, la cantina è qua giù, lui è tutta macchietta in posto, se passa la grandina a mano su, che colpa ne ho io. Ma che ne è passata? Io lo so che non è passata nella mia azienda la grandina. Ma sa, è il contadino fa sapere un po' quelle che... quel cappino un po' più bello, l'altra la fiola viene a piancanestra in due, il marito la fiola ci passa il giorno dopo, sa sono il padrone, dopo qualcuno manca, comunque lui è bella lui. Ah, ho capito, tra il fattore e il contadino, a me mi porta via tutto, ho capito. Ma tanto, dovete immaginare sul padrone, tra fin qui l'avevi da fare. Se n'era quest'anno, sarà un altro anno, o l'anno passato, tanti E se cambio fattore il prossimo anno? Faccia lei sul padrone, io non è possibile, mi vedo un po' su, se caso me cambia, vedremo un po'. Io voglio sapere cosa dicono anche i contadini di me. Ah, dicono che lei è un buon padrone, è una brava persona, però è un po'... un po' torchio, no, come si dice? Tirchio. Ah, ecco, un po' tirchiotto. Sì, ma mi hanno detto che anche le case stanno cadendo, no, degli agricoltori. Ma sul padrone, se lei fa questione, se è murador, le case stanno su da per loro. Toccherà ogni tanto. Io so anche chi è che ha protestato. E chi è che sta? Uno di questi contadini, adesso non faccio il nome, perché... mi parlava che c'è una coppa rotta. È una coppa. Però ha detto perché quanto piove la moglie tiene l'ombrello
e lui dorme, o viceversa. Ma non è per una coppa. Lui sarebbe a me che sta a Sarveghi quando c'è la moglie in chiesa. Perché la moglie, la tecca è l'ombrella. Ma sono padrone, lascia perdere. Sì, mamma, ti va. Certamente di sicuro che il fattore, il padrone lo prende. No. In rima. Lo prende in rima, ma lo prende in giro. E adesso alla spremitura daremo alta fattura. E guardate, la Milady si fa lavare e pulire pure i piedi, in modo che l'uva sia perfetta, sia pulita e anche netta. E lei sarà una pigiatrice provetta. Prima il destro e adesso il mancino per la rievocazione della spremitura qui a Montepulciano. E adesso invece sentirete loro come batterà lo vostro coro. E allora, se loro hanno fatto molta cagnara, magari potete adesso farci una gara. Niente, purtroppo applaudono male, sembrano tornati da un funerale. Guardate adesso come l'uva senz'altro scroscia, ma guardate in basso, guardate la coscia. Le fanciulle ora si mettono sedute per bene e ci faranno vedere quelle antiche scene, e il vino uscirà senz'altro già pronto per poter seguire il nostro racconto con grande gioia e con grande cura. Mentre loro stanno a fare la spremitura, io direi di spegnere la traccia delle casse, e queste parole non dovranno essere più basse, ma sentiremo adesso questi strumentisti, mentre gli altri là li state vedendo e li avete visti, perché così almeno intoneranno qualche canto che duri magari tutto l'anno. E loro parleranno, fa tempo musicale, sarà una gioia eterna, domenicale. Se volete intonare questa canzone, lo potete fare. Per questa festa davvero molto bella che ci va a dare indietro nel tempo antico, e il pubblico che sta fermo ormai è amico, perché ha osservato e ha visto tutto quanto quello che è diventato da vostri occhi un vero incanto. E allora, quando la musica sarà finita, io che ho un brugliaccio in mezzo alle dita, vi presenterò, visto che li avete visti, tutti
quanti questi protagonisti. Venga fuori e venga qui per le mie improvvisazioni. Ecco che arriva lo padrone Roberto Caroni. E mentre siamo qui su Piazza dei Landriani, vogliamo salutare la moglie Cristina Giuliani. Grazie Madonna, mentre il padrone e la madre li tocca, ecco che lei è davvero una gran bella figliuola. Una bella figliuola. Ed ora venga avanti con maggior clamore Mascarucci Graziano, detto Ciccio lo fattore. Sere, mentre lei ha passato il cappello stava pensando ancora alla moglie con l'ombrello. E quindi adesso siamo pronti a rivolgere mille inchini per le spremitrici Daniela Signoracci e Anna Maria Iachini. Siete voi. E purtroppo le genti che stanno qui perse, ecco che arrivano queste fanciulle belle, davvero anche se diverse. Un applauso. L'ho visto che lei, con gesto poco nobile, non applaudiva, stava fermo immobile. Adesso non applaude alle fanciulle. Guardi un po' che belle ancelle. Ecco. Amico mio, la cosa non la elettrizza, si ricorda quando ti si... no, tipo... E poi ora gli altri protagonisti, non certo meno importanti, ma che devono essere salutati da tutti quanti. Alcuni uomini rievocatori, Marco Basili, Giuliano Fraticelli. Fate degli applausi, che soprattutto con i capelli. Riccardo Fucili, Lamberto Bellucci. Ecco che adesso senza Crucci ricordiamo, madonna e signori, anche Maurizio Amadori, Paolo Burgami o Bergami, Paolo Rossi e Goffredo Rossi, sperando che vi abbiano divertiti e anche un po' commossi. E quindi alla guida del motore Ginetto Conti, che se n'è andato via facendoci degli affronti, e alla guida dell'auto d'epoca, attenzione, ve lo dico, in tutte le lande e in tutti i castelli c'era quello vestito moderno, Roberto Benevento.